Mi sento molto in linea con quello che ha appena descritto Filippo. Una piccola presentazione su di me, avete comunque immagino avuto modo di leggere qualche informazione. Ho 46 anni, ne faccio 47 quest'anno, non ho mai fatto politica in vita mia fino a la metà dell'anno scorso. Io alla fine del luglio del 2012 entrai in contatto con Alessandro De Nicola e Oscar Giannino, di cui avevo letto articoli e libri. Con Alessandro già lo conoscevo da tempo perché siamo in un comitato di un'associazione non profit insieme, e dissi: se c'è questa cosa che parte che si chiama fermare il declino, come si chiamerà? Mi piacerebbe firmare il manifesto. Io fui uno dei primi firmatari del manifesto alla fine di luglio e cominciai a lavorare con quello che allora era il gruppo dei fondatori più attivi, che erano Michele, Oscar e Alessandro, a cercare di contribuire come potevo. Feci un po' di lavoro all'inizio del mese d'agosto, fornendo di fatto un budget, una struttura di budget, una struttura organizzativa. Poi, per motivi di lavoro miei, non riuscii a coinvolgermi più di tanto tra settembre e dicembre, e ritornai in vita, tra virgolette, nel periodo di Natale, quando scoprì che, avendo fornito il mio curriculum, se fosse servito ai fini di una candidatura, mi avevano messo, avevo segnalato che non avrei voluto essere eletto, però mi misero per fortuna mia nel Senato, dove la soglia di sbarramento era molto alta, era l'8%, e mi diedero una posizione che era la terza del listino regionale. E mi divertì tantissimo in campagna elettorale. Perché mi divertì tantissimo? Perché conobbi l'organizzazione sul territorio. Fare il candidato al Senato in una regione estremamente vasta come la Lombardia fu un'esperienza incredibile, perché dovetti andare in giro per province che non conoscevo, e tutte le iniziative alle quali partecipavo erano organizzate dai comitati. Io vi segnalo che prima dell'ingresso in campagna elettorale non avevo idea di che cosa fossero i comitati, lo dico molto schiettamente. Non ho partecipato al momento di creazione dei comitati come cellula importante del movimento, però sul territorio c'erano solo loro. E la cosa che mi aprì il cuore, devo dire, mi rese particolarmente orgoglioso di essere candidato, fu il fatto che all'interno dei comitati, per maniera in maniera completamente spontanea, erano nate delle scuole di pensiero, delle organizzazioni magari scalcinate ma comunque efficaci, che si sbattevano sul territorio e facevano numeri incredibilmente interessanti. Io credo che ci sia una correlazione evidente di fronte all'esito elettorale tra quella che è stata l'attività sul territorio dei comitati e l'esito elettorale stesso. Evidentissima. L'abbiamo visto in grandi città e in piccoli centri, senza alcun dubbio, con sbalzi di risultato elettorale incredibili in quegli ambiti dove i comitati erano più forti territorialmente, dove si erano spesi per strada, passando per i negozi, parlando con gli imprenditori, parlando con i consumatori. Devo dire che quell'esperienza fu un'esperienza che mi trovò tra il 18 e il 27 di febbraio incredibilmente smarrito, perché il 18 di febbraio sappiamo tutti che tipo di tragedia avvenne. Vi dico una piccola cosa che ho detto in maniera pubblica anche ad Oscar. Io la sera del 18 di febbraio avevo passato la serata al Teatro Carcano a Milano a vedere Oscar in palcoscenico, e vi assicuro che fu una serata incredibile, perché ero seduto vicinissimo alla moglie di Oscar, che stava vivendo quella tragedia in primissima persona. Dopo quel momento di assoluto sconquasso, torno a casa alle 11.45, apro la porta e trovo mio figlio dietro la porta. Mio figlio alle 11.45 di solito dorme ormai da un'ora e mezza, a 14 anni, mi fa una domanda soltanto: papà, ma tu il master ce l'hai per davvero? Ma tu il master ce l'hai per davvero? Io rimasi perplesso, però capii la profondità di quello che era avvenuto, perché ero stato fuori, non avevo capito che cosa era avvenuto sui mass media. Il fatto che mio figlio mi dicesse una cosa del genere mi colpiva per due cose: questa cosa è deflagrata su tutte le televisioni, seconda cosa, l'ha capita anche mio figlio, addirittura gli è entrata talmente dentro che adesso si fa dei problemi per il papà. E non gliene mi trovai veramente perplesso, perché capii quanto profondo era stato l'errore fatto da Oscar nei nostri confronti e nei confronti suoi soprattutto. La mattina successiva, e la cosa fu ancora più, devo dire, deprimente per me, casualmente, rientrando dalla palestra, incontro la moglie di Oscar per strada a Milano e ho avuto una nettissima sensazione che lei non sapesse assolutamente nulla. E quello fu ancora più drammatico, perché oltre al problema nostro, lì capì che c'era un problema umano gigantesco,
rispetto al quale l'unica cosa che potevo fare è portare rispetto, perché veramente mi sono convinto che Oscar stesse vivendo una tragedia di dimensioni immani, non soltanto dal punto di vista professionale ma anche e soprattutto dal punto di vista personale. E allora lì decisi personalmente che l'oggetto del mio astio non doveva essere Oscar Giannino, doveva essere qualcos'altro, per cercare di dissipare energie in maniera positiva. Mi focalizzai sugli ultimi giorni di campagna, portando a casa un risultato accettabile, e vi assicuro che io persi tantissimi voti, perché ne avevo contabilizzati circa 1.000 in Lombardia, soprattutto prima delle elezioni, e scesero sulla base delle mie richiamate in quella settimana a 1.400-1.500, quindi un 30% dei voti furono persi per me, soprattutto per l'effetto Giannino. Vabbè, pazienza. Quello che mi sorprese ancora di più fu il casino gigantesco che emerse subito dopo le elezioni a livello di direzione nazionale. In primis perché io veramente non sapevo che cosa stesse facendo la direzione nazionale, nel senso che non l'avevo mai vista. Io frequentavo Milano, frequentavo la famosa via Dogana dove c'era il centro, la direzione nazionale non si riuniva mai, erano tutte decisioni prese da Oscar e dal suo team, eppure deflagrava una cosa gigantesca, con un'aggressività infinita, che due giorni dopo portava a dirci o farci riferire, questo a Milano arrivò subito nel giro di 45 minuti, un'ora, che sarebbe uscito un comunicato nel quale i fondatori dicevano enough is enough, ovvero sia basta, ci scindiamo. Uno si prende il logo fare, l'altro si prende fermare il declino, questo si prende la sezione di quel posto, quello si prende quella regione. Per usare la parola utilizzata tanto da Gianni Torri, ci ritrovammo immediatamente convocati da Emanuela Panfi, che è qui con noi, ad una cena, una ventina di persone. A quella cena ci fu solo un concetto che emerse: noi siamo contro la scissione, a noi non ci piace pensare che questo partito, che tra l'altro è fatto di 400.000 voti, di 80.000 aderenti, di tantissimi iscritti, allora erano 8.000, deve andare a finire nel nulla, perché evidentemente l'aggressività ci dimostra che c'erano tantissime tensioni preesistenti delle quali nessuno ci aveva parlato. Il principio per noi fu quello di dire: eliminate i problemi di scissione. Scoprimmo allora che c'erano due fondazioni che avete sentito nominare, Ali da una parte, Fare dall'altra. Fondetele, a noi non ci interessa la differenza. Seconda cosa, siete talmente tesi tra fondatori che forse è il caso che eliminiate le contrapposizioni. Per farlo, vi diciamo noi, voi proiettatevi all'esterno, fate in modo che riuscite a migliorare il programma, proiettatevi all'esterno, ma dell'organizzazione ci occupiamo noi. Noi chi? Noi dei comitati. E allora cominciamo a fare un po' di proselitismo. Da 20 persone, la riunione successiva, fatta due giorni dopo, eravamo 40 individui, tra questi erano 20 referenti di comitato, e siamo cresciuti, e ora siamo circa una cinquantina di comitati, e ci siamo uniti il 6 aprile a Brescia ufficialmente, ma le discussioni sono andate avanti per parecchie settimane, con il gruppo di Bergamo e del Veneto. Ovviamente abbiamo ramificazioni su tutto il territorio, e abbiamo deciso un paio di settimane fa che di fatto questa iniziativa, che così tanto ci era piaciuta perché avevamo trovato delle persone che la pensavano esattamente allo stesso modo, sarebbe diventata una mozione congressuale. A noi in verità avrebbe fatto grande piacere presentare la mozione congressuale e basta, metterla a disposizione. In che modo? Prendemmo, e lo facevamo indipendentemente, Filippo e noi, parlando con i famosi saggi, dicendo: guardate che se ci portate ad un congresso come questo sarà una lotta inutile. Noi dobbiamo fare tutto quello che possiamo prima del congresso, cercando di trovare convergenza organizzativa e convergenza politica, perché siamo un movimento ferito, ferito dentro. Non vogliamo essere feriti, vogliamo recuperare quel senso di direzione che riteniamo ci accomunasse tutti quanti. Ridatecelo, per favore. Rimasero sordi alle nostre richieste e rimangono sordi alle nostre richieste. Su queste richieste purtroppo hanno aumentato il tasso di complessità con dei regolamenti congressuali che sono oggettivamente incomprensibili. Oggettivamente incomprensibili perché un movimento di 9.000 tesserati che va a votare esprimendo tra le 20 e le 25 preferenze dove l'ordine conta è di una complessità incredibile. In particolare in un momento in cui ci dicono andiamo al congresso, ma non sappiamo al congresso che andiamo a fare. Ne discutevamo prima con alcuni di voi. Il congresso che cos'è? Un'elezione? Non lo sappiamo, discuteremo di mozioni, non si sa. Noi stiamo cercando di fare il
pre-congresso parlando in maniera molto informale con tutti coloro che esistono in definitiva, e sappiamo che esistono mozioni diverse. Abbiamo portato avanti una mozione che per noi è molto semplice, perché è fondamentalmente organizzativa. Quello ci univa all'inizio, rispondere organizzativamente a quello che era il tentativo di scissione del movimento per dimostrare che eravamo forti e potevamo essere uniti. L'abbiamo fatto con una certa efficacia. Noi crediamo che il nostro modello organizzativo abbia tante aree di migliorabilità, ma un elemento molto forte: non ci consentirà di soffrire delle pecche leaderistiche di cui abbiamo sofferto quando abbiamo dovuto dire arrivederci ad Oscar Giannino. Questo non ce lo dobbiamo dimenticare. Noi abbiamo sofferto un problema. Abbiamo il presidente del movimento, allora partito, candidato premier, che si è dovuto dimettere e non sapevamo che cosa fare. Noi abbiamo una risposta a questo problema. Abbiamo fornito un modello organizzativo che ci consente di affrontare le intemperie con la forza che proviene dalla base. Abbiamo proposto un modello che oggi viene criticato, interessante perché anche il messo elettorale lo comprendiamo, ma che dà le caratteristiche di un presidente che lavora in maniera collegiale con il proprio comitato di presidenza. Perché le cose da fare saranno tantissime se vogliamo rafforzarci come organizzazione. L'intenzione nostra è quella di andare ad un'assemblea costituente nell'autunno del 2013 dove effettivamente possiamo fungere da forza aggregante. Per fare la forza aggregante l'unica cosa che conta sono i numeri, e noi i numeri oggi, se non ci rafforziamo organizzativamente, non li abbiamo, per quanto potente e bravo possa essere il nostro leader. Questo ce lo dobbiamo mettere in testa. Oscar aveva un grandissimo appeal, Michele ha un grandissimo appeal, ma senza l'organizzazione sul territorio questi signori non vanno avanti. Ci vogliamo mettere a disposizione dei fondatori? Noi l'abbiamo proposto. Noi abbiamo proposto che i fondatori tutti, non vogliamo fare differenziazioni, perché se facciamo differenziazioni continuiamo ad alimentare le contrapposizioni, e le contrapposizioni sono nocive non solo al loro benessere ma soprattutto al nostro, e consentitemi, basta. Ci ha tenuto unito questa cosa perché abbiamo visto che le persone rispondono. Le persone rispondono tanto. Voi state qui, oggi è 1° maggio, oggi è vacanza. Quanti siamo di simili? Ma probabilmente io penso che 4.000-5.000 tesserati effettivamente desiderosi di contribuire esistano, soprattutto al centro-nord. È questo un elemento positivo? Credo di sì, perché oggi siamo più, tra virgolette, attrattivi al centro-nord, però non ci dobbiamo dimenticare il sud. E qui vado a parlare del perché ci siamo mossi proprio in una logica di comitato di presidenza. Purtroppo l'Italia è complessa. Chi ha fatto campagna elettorale vivendo la campagna elettorale semplicemente nella regione Lombardia come me sa che non si può andare in giro a dire copro tutto il territorio nazionale e lo faccio nel giro di 3 mesi andando in giro a destra e a sinistra convincendo tutto il mondo, perché non funziona. Ci sono delle pecche organizzative importanti a chi dice in 3 mesi copro tutto il mondo. Non c'è possibilità di fare questo. Noi dobbiamo articolarci in maniera strutturata per fare in modo che copriamo i tanti fronti complessi del nostro movimento che esce da una fase di smarrimento importante. Dobbiamo andare in una direzione chiara, che è quella di cercare di aggregare altre forze. Le altre forze sono venute vicino a noi per chiederci che cosa fare. Noi vorremmo essere aggregati, però ribadisco, partiamo da basi solide. Noi abbiamo esemplificato questa cosa ai fondatori tutti, e chi mi ha visto prima era al telefono con Luigi Zingales, perché non lo escludiamo, anzi pensiamo che sia una risorsa assoluta che vorremmo recuperare, ed è difficile, vi assicuro, recuperarla alla luce delle tensioni che esistono tra tutti loro, ma lo stiamo cercando di fare. Quello che andiamo a dire ai fondatori è: voi rimanete nell'attico, prendete i drinks in terrazza, invitate le persone con le quali interagire per convincervi che siamo la soluzione migliore per questo paese disastrato, però lasciateci lavorare sulle fondamenta del palazzo. Facciamo in modo che le resine le applichiamo dove sia necessario, che i micropali li possiamo mettere, perché sennò questa cosa, a forza dei balli che fate lassù, c'è il rischio che ci crolli addosso. Dobbiamo ripartire dal territorio. Per noi i comitati sono assolutamente le cellule nevralgiche.
però ci vorrà una forte interazione tra direzione e comitati. Vi segnalo che una delle cose negative, forse l'unica, dell'anti-meeting, non so chi di voi era presente all'anti-meeting, l'anti-meeting fu un'esperienza da trans agonistica per tutti coloro che c'erano. Aveva una sola pecca: non si parlò mai di comitati. Ci sono state 36 presentazioni individuali all'anti-meeting, nessuna di un rappresentante di comitato per dire ma com'è la vita all'interno del comitato. Eppure i comitati sono quelli che hanno portato candidati, voti e che ci mantengono in vita adesso. Per quello noi vorremmo ritornare da lì, perché riteniamo che da lì si possa effettivamente ripartire, a servizio di una leadership moderna che non sia verticistica e che non ci riproponga gli stessi problemi con cui abbiamo dovuto convivere. Perché non dobbiamo dimenticarci che noi abbiamo convissuto con un enorme problema. Non c'è mai stato un partito nell'Occidente che ha perso il proprio candidato premier a 7 giorni dal voto. Noi sì. Oggi le regole ci ripropongono lo stesso tipo di problema. Dobbiamo risolverlo e per quello dobbiamo fare un'assemblea costituente rapidamente dopo questa fase congressuale. E concludo dicendo, guardate che veramente siamo partiti dalla base. Ha detto Filippo, noi tutti i nostri candidati abbiamo fatto in modo che venissero espressi dall'interno dei comitati. Ci siamo posti una domanda importante alla luce dell'affare Giannino. Partiamo dal curriculum sicuramente, però all'interno di ciascun comitato chi esprime un candidato deve anche trovare all'interno del comitato il garante del candidato. Perché questo? Perché io vorrei avere qualcuno da guardare in faccia per dire ma tu sei convinto che quella risorsa sia una risorsa valida per il movimento? Perché fungere da garante rafforza il principio del movimento solido. Noi non abbiamo notato lo stesso tipo di rigore da parte del movimento al quale oggi veniamo contrapposti, ma non vogliamo essere contrapposti. Noi non abbiamo una via che può essere apparentata a nessuno. A Torino lunedì sera, ad esplicita domanda, Alessandro De Nicola ha dovuto chiarire quello che per noi è un punto essenziale. Io sono il candidato, perché l'ha scelto la rete dei comitati, del movimento Fare per Unire, e del movimento Fare per Unire che ha espresso me come candidato alla presidenza nazionale. Loro hanno Insieme per Fare, non hanno voluto esprimere alcun candidato per scelta e hanno deciso di indicare me come candidato semplicemente per fornire un supporto, punto. Noi non abbiamo chiesto nulla e non abbiamo offerto nulla e non offriremo nulla ad altri movimenti se non la nostra disponibilità a mantenere una direzione unica per il movimento. Tant'è vero che ad un approccio di De Nicola da parte nostra corrisponde un approccio a Boldrin. Noi ieri parlavamo con Michele in maniera molto chiara su quello che noi riteniamo possa essere la soluzione migliore a livello di direzione comune. Sarà utile questo dialogo? Noi riteniamo assolutamente sì. Noi siamo assolutamente convinti che la nostra forza organizzativa batta 5-1 la forza organizzativa del Movimento di Michele. Quello che vediamo qui in Veneto credo che sia esemplificativo della capacità aggregante e organizzativa di quella parte del Movimento. Se dovesse vincere Michele, noi comunque ci metteremo a disposizione di Michele, questo lo dico chiaramente, perché a noi non interessa vincere, a noi interessa fare il bene del Movimento. E su questo mettiamocelo in testa. Se non ci avviciniamo a questo momento congressuale con lo spirito di servizio ma con lo spirito di poltrona, abbiamo perso in partenza. E noi di perdere siamo stufi. Grazie.